Il giorno del 3 di maggio 1808 a noi non dice niente, ma agli spagnoli dice molto. Commemora l'insurrezione di Madrid contro le truppe francesi, iniziata il 2 di maggio, ma soffocata nel sangue il 3 maggio con una serie di fucilazioni di massa dei rivoltosi e della popolazione civile. La tela di grandi dimensioni è tutta giocata sui toni dei grigi, con due eccezioni: il bianco della camicia del personaggio fucilato con le braccia alte e la luce, il lampione che illumina tutta la scena, la quale è particolarmente crudele. In basso si vedono i cadaveri insanguinati di chi è già stato fucilato. Poco più in là una figura inginocchiata, probabilmente un frate perché indossa una specie di saio e ha la tonsura sulla testa e sta pregando. Assieme a lui le figure degli altri condannati pronti per la fucilazione. Un uomo coi baffi che guarda il plotone d'esecuzione quasi a sfidarlo e la figura principale, la figura del fucilato con la camicia bianca, con le braccia alzate, quasi come se fosse crocifisso. E difatti a guardare bene sulla sua mano destra c'è una specie di traccia, delle stimmate, quasi a voler ricordare proprio il fatto che ci parli di una crocifissione. Alle spalle del gruppo di persone che attendono di essere fucilati si vede una Madrid buia, cupa, degli stessi colori della motta di terra che ospita il luogo della fucilazione, indifferente quasi, o perlomeno impotente rispetto a quello che sta accadendo. E infine, in primo piano, il gruppo dei soldati che sta sparando, tutti di spalle, tutti con lo sguardo chino, come a voler dire che sono degli esecutori, che non sono responsabili dell'eccidio, sono solo una macchina da guerra che esegue degli ordini. Ai loro piedi una lanterna che illumina tecnicamente tutta la scena ed è una lanterna cubica, un parallelepipedo perfetto, simbolo e metafora di quella ragione illuminista che dovrebbe impedire tutto questo e che i soldati francesi portavano a seguito della rivoluzione francese insieme con loro, ma che in questo caso non serve, anzi giustifica questo eccidio. Goya realizzò il dipinto in un momento di grande sconforto personale. La rivolta e l'insurrezione e la conseguente guerra civile lo segnarono profondamente. Realizzò questo dipinto insieme ad un altro, intitolato Il 2 di maggio del 1808, ovvero che rappresenta proprio l'insurrezione, con la carica della cavalleria mamelucca francese, contro i rivoltosi alla Puerta del Sole, un episodio particolarmente sanguinoso, da cui poi scaturì la fucilazione del 3 di maggio. Nonostante fossero stati pagati dalla reggenza, i due dipinti non piacquero, forse per l'eccessiva crudezza o forse perché anche lo stesso Goya cominciava ad essere inviso al nuovo re Ferdinando VII. Il nuovo sovrano non poteva accettare che si celebrasse la rivolta di un popolo contro una qualsiasi forma di governo. Per cui i dipinti furono dimenticati nei sotterranei del Prado fino alla fine dell'Ottocento. Fino a quel momento Goya era stato un pittore, arrivato tardi al successo, di scene rococò, galanti, di un eccellente ritrattista. Qui vediamo il ritratto di una delle sue amanti, tra l'altro, il ritratto della duchessa d'Alba, era qui raffigurata in nero, ce n'è un altro celebre raffigurato in bianco. Probabilmente la duchessa d'Alba è anche il soggetto dei due più famosi dipinti di Goya, la Maya vestida e la Maya desnuda. Grande ritrattista, si diceva, ed apprezzato dal precedente re Carlo IV, che era però inetto, così poco attento alle cose dello Stato che l'invasione francese fu uno scherzo e non incontrò resistenza. La rivolta e la susseguente guerra civile, brevissima ma violenta, influenzarono moltissimo Goya, il quale in quel periodo dipinse la sua serie di incisioni più famose, I Capricci, nei quali mette alla berlina l'inettitudine della classe dirigente, e che sono ricordati per uno di questi, il 43esimo, quello in cui dice il sonno della ragione genera i mostri, che è rimasta una metafora del suo modo di ragionare e dipingere. Nello stesso periodo l'acuirsi della sordità lo spinge a comprare una piccola casa lungo il Mazzanarre, la cosiddetta Quinta del Sordo, e ritirarsi lì in solitudine a dipingere, ad affrescare sulle pareti dei dipinti terribili, i più famosi dei quali sono il Colosso, nel quale si vede anche la popolazione che fugge da Madrid a seguito della rivolta, e il Saturno che divora i propri figli, tutti metafore della stupidaggine dell'uomo e della violenza della guerra. Come si diceva, del nostro dipinto non si colse subito la carica di modernità.
Se proprio si dovevano rappresentare gli eroi, all'epoca dovevano essere rappresentati o in forme classiche o comunque con la retorica necessaria a spiegare questa cosa, non con la crudezza che noi troviamo nel nostro dipinto. Tuttavia, la carica antiretorica in esso contenuta fu chiara subito alle persone che per prime ebbero la fortuna di vederlo, una volta tirato fuori dai sotterranei del Prado. Édouard Manet, per esempio, che lo cita esplicitamente nella sua fucilazione di Massimiliano, imperatore del Messico. E sarà modello perfetto per raccontare la crudeltà della guerra per Pablo Picasso, che lo cita in Guernica, ma addirittura lo ricopia in qualche modo nel suo Massacro in Corea del 51, sostituendo i rivoltosi un gruppo di donne, alcune anche incinte, dando al quadro anche una valenza politica molto importante. La composizione del quadro è molto rigorosa, vi sono delle linee di forza notevolissime, ma quello che è più importante, che a me sembra interessante notare, è che al centro geometrico del quadro vi è una figura che si mette le mani sulla faccia, forse è lo stesso pittore, e gli prova vergogna, oltre che tristezza per quello che sta accadendo.